Anche l'arte contemporanea di qualità celebra il decennale del terremoto dell'Aquila. Lo fa con il maestro Giancarlo Ciccozzi, pittore e scultore affermato a livello internazionale del cosiddetto linguaggio informale materico. Le sue opere saranno in mostra nel restaurato Palazzo dell'Emiciclo, sede storica della Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, a partire da venerdì 5 aprile, con l'apertura e vernissage alle ore 19. Giancarlo Ciccozzi è oggi uno degli artisti più celebrati del panorama dell'arte contemporanea italiana. È protagonista di quel ritorno alla pittura che caratterizza la fine degli anni 50 come espressione della sensibilità dell'arte informale di Afro Basaldella, Kooning e Rocio. L'investitura che Ciccozzi si prende non è una cosa semplice. Va alla riscoperta della figurazione pittorica, sublimando la poetica della materia sulle orme tracciate dal grande maestro Alberto Burri. Affermato a livello internazionale, artista capace di confrontarsi sia con il piccolo formato dell'intimità dello studio, sia nella dimensione pubblica della città, Giancarlo Ciccozzi ha compiuto un percorso ricco di successi e di riconoscimenti. L'esposizione sarà aperta con una conferenza stampa alla quale parteciperanno Maurizio Vitiello, Pino Cotarelli, critico teatrale, Rosario Sprovieri, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Armando Principe, presidente di Prince Art Group, Veronica Nicoli, presidente di Arte Tra. Per il saluto inaugurale interverranno le cariche istituzionali della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila. Le sapienti note delle corde del maestro Giuliano De Angelis, violoncellista di fama internazionale, apriranno lo spettacolo inaugurale. La musica di De Angelis accompagnerà l'esibizione dell'attrice Gemma Maria La Cecilia e dello scrittore Franco Narducci. Ciccozzi donerà alla presidenza della Regione Abruzzo un'opera di grandi dimensioni che rimarrà in esposizione permanente nella sala del giardino d'inverno. Organizzata dall'Associazione Italiana per l'Arte e la Cultura nel Mondo e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo e dal Comune dell'Aquila, la mostra rientra nel cartellone di eventi che animeranno la città in occasione del decennale. La mostra vuole essere la celebrazione della rinascita più che l'anniversario del lutto. La mostra rimarrà in esposizione fino al 17 aprile.